a tutti e Zugu, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in una nuova reaction dedicata a Miss Marvel, la nuova serie TV Marvel in uscita su Disney Plus. Oggi vi porto la mia reaction al terzo episodio della serie. Ovviamente, come vedete, siamo in streaming su Twitch, vi ricordo che da qua in poi tutti i prossimi episodi li guarderemo in streaming su Twitch. Siamo in stream alle 8.30 ogni mercoledì, alle 8.50 c'è l'episodio, ce lo guardiamo, poi arriva qua su YouTube e successivamente arriva anche l'analisi. Per chi non avesse mai visto la mia reaction, questa qua era la mia reaction editata con tutti i migliori momenti e l'episodio messo in alto in piccolino. Invece in descrizione troverete il link per la reaction senza tagli con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio. Oggi terzo episodio è appena uscito, andiamo un pochettino a scoprire cosa ci attende e poi più tardi sia qua su YouTube arriverà anche la reaction all'ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi. Oh, musichetta, spero che inizi con una sorta di flashback, magari, forse qualcosa, ci devono subito spiegare qualcosa, voglio sapere, ho bisogno di conoscenza. E l'avevo detto, era un flashback. India 1942. India occupata dalla Britannia, dall'Inghilterra. Ah, è qua che trovano i bracciali. Ho trovato il bracciale. Quindi già lo, cioè proprio lo cercavano. Fatemelo vedere. Allora, lei è la nonna di Kamala. E quell'altra è la mamma di Kamran. È la bisnonna, lei, scusate. Non sappiamo cosa fa un bracciale su. Lo proviamo. Perché invece cosa fanno due? L'hai visto? No, lei non l'ha visto. Da allora che scappiamo insieme, mentre la tua bisnonna Ice fu l'ultima volta che la vedemmo. Sono tutti vivi. Da un'altra dimensione. Oh. E anche noi. Ok, ok. Lui ha 17 anni. Oddio. Ok. Che sollievo. È il minimo proteggere la famiglia di Aisha. Neanche sapevamo che l'avesse. Finché non ha indossato il bracciale e abbiamo percepito... Ah, l'hanno percepito? La Nor è anche dentro di noi. Per cominciare, rallenta l'invecchiamento. Ma non possiamo usare il suo pieno potenziale in questa dimensione. Ah, ok. Mi piace. Bracciale? No. Come sì? Aisha, bastarda. No, sta a vedere. Non mi dica che diventano i cattivi, però. Voglio sperare, cioè. Come vi devo chiamare? Cosa siamo noi? Nella nostra dimensione. Dillo. Siamo più comunemente conosciuti. Come? Come Jin. Perdonami, hai detto Jin. Jin. Non sai? Ho passato la notte. Ok. Sono un Jin. Gin tonic? Le storie di fantasmi e quelle dei djinn. Le storie dei djinn sono peggio perché sono vere. Chi ti ha dato queste informazioni? Si fanno chiamare clandestine. Kamran ne fa parte. Inoltre gli serve il mio aiuto, quindi tu aiuti me. Ok. Lui aiuta lei ad aiutare loro. Tu sei bravo in matematica. Ti viene in mente al volo qualcosa sui viaggi interdimensionali? Mi ricorda una cosa che ho letto. Dicci, dicci. Credo del dottor Eric Selvig. Perfetto. Oh! Tu rileggi. Selvig! È una moschea? Perquisite l'edificio. Non senza un permesso valido. Non avete autorità legale. Scrava. Hai studiato il codice penale alle elementari? Lo in order insegna, non mi sbaglio. Si tratta di una questione seria. È seria perché la persona in questione ha dei poteri o perché è stata vista in una moschea, signora? Vi prego, tornate con un numero firmato. Bello! Sta riguardando i video. Dai, alla fine l'hai salvato. Cos'hai, frollina? Frollina? È lei. Cosa? Nightlight. Sì. La odia. Il suo stupido nome. Sono un nuovo membro del consiglio. Oh, sì. Scusa, hai detto che hai vinto. Possibile? Bro. Bro. Siamo pakistani, ci piace la compagnia. Mi è dispiaciuto tanto sapere che Sana non sia venuta. Non era il mio matrimonio perché dovrebbe venire a quello di mio figlio. Prima o poi la vedremo, secondo me, la mamma. Sapevano già qualcosa su quella ragazza? Che è scura e probabilmente musulmana. Madre si vergognerà a morte. Comunque io non capisco perché, cioè, in un mondo pieno di eroi, tutte le persone hanno questo quasi odio verso gli eroi, cioè, capito? Perché li devono odiare gli eroi? Non capisco, veramente, senza senso. A me sembra fico avere una supereroina che vuole combattere per noi. Esatto. Il bene non ha a che vedere con quello che sei. Ma con quello che fai? Con quello che fai? Vabbè, ho capito, quindi cosa dovrebbe fare? Dovrebbe che tipo diamo fuoco alla moschea e poi salviamo tutti e così siamo l'eroina. Cioè, non si può fare così. E comunque ha salvato un bambino, non è che...
Oddio, gli dà il costume? Vediamo il costume già in questo episodio? Cosa? È per la lezione di studi culturali. I djinn. Magari gli dice qualcosa di importante. La leggenda narra di un gruppo di djinn nascosti, esiliati dal loro mondo e condannati a vivere in... Il punto è capire se questi esiliati sono cattivi oppure no. Bruno. Sicuramente è possibile un viaggio interdimensionale, ma ti serve l'energia base del sole in pratica. Rispiegamelo da persona con una vita. E via. Se li fai tornare a casa, qualcosa può fare boom. Può. Sì, ha un qualcosa di molto grosso fa boom. Quindi mi hanno preso alla Caltech. Yuhu! Oggi. Non mi sembra una cosa sicura da fare. Ok. Carol Danvers se lo farebbe. Ti sei mai sentita da sola contro il mondo? Sì, mi è successo. E cosa hai fatto? Ho trovato la moschea. Ho trovato la mia famiglia. Ok. Tranquilla. È stata carina la mamma rispetto ad altre volte. Ah, lo dice alla mamma di Kamran. Ah, lo dice direttamente a Kamran. Questa è la prima volta che non mettono la scritta dentro il... pure qua. Nell'ambiente. $732. I soldi che ha sul conto. Sono i soldi che ho sul conto. Non ho mai visto una coppia così certa del proprio amore come lo sono questi due. Ma lo direi a tutti. Tekbir! Ah, ci sono dati il 5 e il pugnetto. Non abbiamo più tempo. Ma infatti è pericoloso se non ci prepariamo bene. Lei rischia di diventare cattiva. Che non dovrebbe. La costringeremo ad aiutarci. Ah, cazzo. Non lo domanderò più. Cazzo, è cattiva quindi. Allora, secondo me prima o poi anche Kamran otterrà dei poteri e loro due insieme affronteranno la mamma e magari con l'altro bracciale. Che okay, vestito tipo da Hulk. Che c'ha pure le spalline. Ma quando l'hanno provata tutta sta coreografia? Da dove è spuntata fuori? Ok. Oh oh. Vuoi ballare? Ah, e ora lei balla con lui e quindi Kamran non... Kamala. Invece sì. Ehi, perché non te ne vai? Ti prego, tu stanne fuori, Brian. Non ti riguarda. Brian. Kamala, moriranno tutti. Li distraggo. Fidiamoci ai grandi classici. E poi... Allarme antincendio, allarme antincendio. Ehi, ti prego. Mamma. Non provare a fermarmi. Ah, perché loro che poteri hanno? Vabbè, sono bravi a combattere. Però non credo che abbiano propriamente dei poteri. Sono bloccati i loro poteri, come ci hanno spiegato, no? Ma infatti il punto è che lei è più potente ovviamente. Madonna, ha rotto il pavimento. Fuoco. Sai cosa dice il tuo bracciale, vero? Ciò che dice? Ciò che è fatto per te arriverà a te. Ok. Nakia forse sta cominciando a capire un attimino. Mi ricorda un po' la scena di Jurassic Park con i Velociraptor. Come se loro fossero i Raptor. È similina, eh. Che ha fatto? Scudo energetico proprio su tutto il corpo, eh. Ma comunque io quello che non capisco è... Cioè, loro cos'è che vogliono da lei? Nel senso... Come farebbero a bloccarla? E poi come farebbero a costringerla a fare quello che vogliono? Non, dovrebbero rubarle il bracciale. Quindi il bracciale si può levare. Però per ora non sembra. Boh, non lo so. Oh! Sei! Porta Brian fuori! Brian! Sta a sbagliare il nome! Fintina la caduta. Che dovrei proteggere chi mi tradisce. Karachi. È
che non li vedono andare via. Ma questa è una cazzata. Dai, ma che stronzata è? Oh no. Quelle persone con cui stavi sono state arrestate. Ci spieghi che cosa è successo? Non posso. Capite? La nonna. Devi venire a Karachi. Perché? Hai visto il treno, Beta? Sì. Tu come fai a saperlo? Perché anch'io l'ho visto. Per questo devi venire. Devi venire a Karachi. Perché lei ha l'altro bracciale, magari? No. Andiamo, andiamo. Ok, Hiro, a me continua a piacere, mi piace, non mi convince per niente, cioè nel senso mi aspettavo completamente un'altra storia riguardo le sue origini. Hanno preso appunto un qualcosa, cioè da quel che ci hanno raccontato, dalla mitologia, dal folklore pakistano, che per carità ci sta assolutamente, però non me l'aspettavo per niente. Quindi questi bracciali eccetera non c'entrano niente, credo, con le cose di Shang-Chi o anche con gli Eterni, dubito. Però, vi dirò, figo, mi piace, sono curioso, il prossimo episodio del quarto, andremo in Pakistan e io voglio vedere prima o poi quando lei otterrà tutto il costume. Sono molto, molto curioso del costume. A parte ciò, grazie per aver visto questa reaction su YouTube, ci vediamo più tardi con l'analisi, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!